a tutti per i miei, benvenuti a questo video, come sempre sono Tecnoide. Ragazzi, oggi non siamo su Fortnite, ma invece siamo su Brawl Stars. E meno male. È da un sacco di tempo che non lo portavo, e un sacco di voi infatti mi avevano continuato a dire: Tech, perché non porti Brawler? Tech, perché non porti Brawler? Ebbene, oggi ragazzi siamo su Brawl Stars insieme a due campioni di Brawl Stars, ovvero siamo con Grax e Tuberanza. Salutate ragazzi. Ciao, siamo i top di Brawl, non è vero. Mi piace, almeno su un canale posso essere definito campione, ma anche se non è vero, ci piace lo stesso. Intanto vi spiego velocemente la challenge che faremo oggi. Oggi ragazzi andremo a fare indovina chi. In pratica uno di noi tre sceglierà, diciamo, un Brawler senza dirlo agli altri, e gli altri, facendo delle domande, dovranno cercare di indovinare il Brawler che ha scelto il loro compagno. Ovviamente prima partirò io, poi toccherà o a Tube o a Grax, e poi a un altro di loro. Si guadagna un punto ogni volta che si indovina il Brawler che ha il compagno. Alla fine di tutto, chi avrà più punti vincerà. Tutto chiaro, ragazzi? Facciamo che chi perde compra le gemme all'altro. Guarda, lo sapevo che lui voleva far così, perché ogni volta lui cerca di scroccare gemme. Attenzione, si spende qui, Big Money. Cioè, chi vince tra me e Grax si prende le cose, le gemme di te. Sì, 833 gemme. No, questa è mafia, ragazzi. Questa è mafia e a me non piace. Facciamo che sono 170, quindi dovresti shoppare per il vincitore 10,99 euro. Mi sembra giusto, possiamo iniziare. No, aspetta, a me sta cosa non piace. Regà, se volete video dove ci sfidiamo e chi vince prende gemme, arriviamo a 5.000 like. Oh, sono onesto, Non okay. è male. Dai, la rilanciamo allora, almeno lasciamo un bel pollicione. Esatto, lasciamo tutto nelle mani dei playerini. Allora, io ragazzi scelgo il mio brawler. Vediamo. Vai. Vi ricordo che dovete farmi domande sul loro aspetto. Ok, l'ho scelto, ragazzi. L'ho scelto. Non possiamo andare virali da subito. No, si fa solo sull'aspetto, okay. Sennò è troppo facile. Intanto selezionalo, premici sopra. No, che sono stupido che lo seleziono e che ti spunta. Vai, Tube. Pensavo di fartela, invece no. Sì, Tube, ciao. Fammi la prima domanda. Hai il cappuccio? Cioè, nel senso, se ha un cappello in testa, intendi? No, un cappuccio. Se ha qualcosa in testa. Ah, okay. Allora, sì, ha qualcosa in testa, sì. Porca vacca. Attenzione. Restringe subito il cerchio, questo è interessante. Vai, tocca subito a Grax. Vai, Grax. È una donna? No, non è una donna. Non è una donna. Occhio. Occhio, perché Anita come nome vale da femmina, ma in realtà è un maschio, Anita. Vai tranquillo, vai Tube, tocca a te. Che succede se provo a dare la soluzione? Hai solamente una possibilità, e se non la indovini, vince di conseguenza poi Grax. No, sti cavoli. Te la puoi già giocare adesso, Il suo nome è in spagnolo? Sì, però facendo questa domanda... Sì, ma oh niente, perché adesso guarda che tocca a Grax. La vinco io. Ma tu me l'hai fatta vincere? Tu adesso... Non è il primo. Ma come non è il primo? No! Ce lo sapevo che potevo sbagliare! Signori! Il personaggio è... Poccio! Esatto, è Poccio, ragazzi! Grax, voglio dire solo una cosa. Grax, avevi il 50% di possibilità, Ma che sfiga! E non l'hai preso! Ti fanno qualcosa sulla testa, ma dai! Vai, tocca a te scegliere, Tube, perché sei tu il vincitore di adesso, vai. Ok, giochiamo seri. Ho scelto. Ok, hai scelto. Io, dato che sono un gentiluomo, faccio passare prima Grax. Magari è una tattica questa. Ok. È un robot? Non è un robot. Adesso tocca a me. Un botto. non tanti. Tre? Ok. Vai, tocca a me. Sì. È maschio? È maschio. Ok, perciò è maschio. Buono. Non è un robot ed è maschio. Ok, sì, perfetto. Confermato. Io ancora non posso dare la soluzione, quindi devo fare una domanda allo stesso tempo che non dia la soluzione, perché se do la soluzione poi... se lo seleziono fa il verso e quindi... Non lo... Attenzione, perciò è uno che fa un verso conosciuto. Grazie per l'indizio, Tube, mi piace. Vai, Grax, tocca a te, mi sa. Vado. Quindi abbiamo detto che maschio, non è un robot. Esatto. No. È un qualcosa che non sia umano, cioè animale... No, è umano. Ok, siamo ancora molto lontani. Ha un cappello?
Non ha un cappello. Non ha un cappello. Però adesso è avvantaggiato Grax. Vai, Grax. Me la gioco. Non ha un cappello. Questa è la gioco. Hai la risposta? La soluzione, penso di sì. No, non lo fare, non lo fare. Ma tu non devi dar consigli. Non devi essere di parte, tu. Tu devi essere in silenzio. Sono indeciso tra due. Sono indecisissimo tra due. Ma considerando anch'io. Il potere di fortuna che stai avendo, grazie. Guarda, io vi dico la verità. Allora, facciamo che dice un nome Grax e un nome Tech. Se non lo azzeccate nessuno dei due, andiamo avanti. Ok, cioè in verità ce ne sono tre che si potrebbero dire, eh? Tre o quattro, esatto, vai. Esatto, sono tre, credo di sì. Quattro, allora, io... forse. Brock. Ah, tocca a me, tocca a me. Allora, sai chi ti dico io? Io ti dico sì. Bibi. Ma aspetta, Bibi è maschio o femmina, Bibi? Perché io questo non lo so. È femmina. No, non lo sapevo che era una femmina. L'ho sempre pensato fosse un maschio, Bibi. Posso rilanciare, Tube? Non puoi rilanciare. Porca mi miseria. Va bene, allora. Comunque, non ho avvantaggiato Grax. Infatti. Allora, facciamo che si parte con tre punti. Se si prova a dare la soluzione, si scende a due. Ok. Ok, quindi al momento ho tre punti. E voi potete. Avete ancora due punti in ballo. Ma se ne sbagliate un'altra volta, andate a un punto. Oh, esatto, io ti dico esatto, che questa bravo, a me sembra solamente tutta una tattica per far vincere lui, eh. Cioè, tutte sti magheggi, zii. Ma io non mi fido di Tube. No. Tube. No, io sto provando a fare il colpo basso. È partito. Io c'ho tre punti. Voi due, così, a caso. No, io non mi fido. A me sta regola non piace. Perciò io non la provo, ragazzi. Hai i capelli rossi? No, non è Anna. Okay. Non hai i capelli rossi. Allora. Allora, se non hai i capelli rossi, è maschio. Non è un robot. Io provo! Una semplice domanda. Io provo, ragazzi. Io me la provo. Sbaglia. Porca miseria, però so due. Quando la sbaglia 100%. Perché non avete fatto una domanda chiave. Vai. Oh, io, regà, mi butto, mi butto. Voglio fare il suicidio qui. È Dynamike. Tiri, tiri, tiri. Ho vinto, vai, vai. Vai. Quanto gol. Dynamike. Let's go, vai. Quanto sono contento. Dynamike, no. Vai, vai, vai. Prende una, quindi 3-2-0. Allora, io adesso sono a un punto. Tube è a un punto, tu non hai ancora indovinato nessuno, perciò sei a zero punti. Ora tocca a te scegliere. No, ragazzi, sto facendo... Tu sei al terzo posto, adesso io e Tube ci dobbiamo contendere il primo posto. Sto perdendo sul mio gioco principale, ragazzi. Vabbè, ma questa è una challenge, dai. Grax è la conoscenza di Brawl, sono fortunatissimo. Allora, scelgo uno carino. Vi do un indizio. Ok. Uno carino. Ok, uno. Scelto. Ok, hai scelto? Chi è che comincia, io o Tube? Tu. Vai. Ok, sì. Comincio io? Ha un cappello? Sì. Ce l'ho già, forse, ragazzi, io ce l'ho già. No, non puoi dirlo tu, ma non vale così, non mi piace. Dai, non è possibile, ma sono così predittabile, no. Vai tu, beh, tocca a te. Guarda, allora, ci si potrebbe provare, però sinceramente... Non vuoi rischiare. Non voglio provarmela, non me la voglio rischiare, perché un punto ce l'ho. Però se me la rischiassi e indovinassi, andrei a vincere. Sì, esatto. Vabbè, fai 6-2, ma proprio perché vuoi strafare. Cioè. Esatto. Hai il 50%, allora, vai. Guarda. Io ci provo a dirlo giusto perché il personaggio che secondo me è assomiglia a Tech. Boom, assomiglia a Tech. Allora non è quello che voglio dire io. Vai, Tube, preparati a perdere che vinco io. No, aspetta, se lo dico poi rischia, cioè ne faccio fuori uno. No, col cappello ce ne stanno troppi, quindi okay. È un robot? No. Ok, non è un robot. Ho già capito io forse chi è, ragazzi, però c'ho troppa paura di far vincere Tube. Io ti dico solamente, è maschio? No. Non è maschio! Aia, mi ha portato fuori strada! Mi hai fregato! Io do la soluzione perché ce l'ho! Vai, perdi Tube! Perdi, io te la gufo! Ecco che perde il punto! Signori, io vado a vincermi questo episodio della challenge! Adesso vedrai che fail! Il nome di... Jesse! Vai! Facciamo così, mo io tiro. Siamo sul punteggio 3-2, Io tiro, se sbaglio riprendiamo, ok Tube, ci stai? Sì. Allora, io provo la soluzione. Hai detto che è carina. Piper. No.
Porco schifo. Ma sei un nabo, cavolo. Sei un nabo, testa. Ma è vero che fai per c'è cosa in te? No, raga, sto gioco è troppo difficile. Scusate, esco dalla chiamata perché devo... No, tu... La soluzione, ragazzi, se non è Jesse, è soltanto una. È Penny. Bravo! No, raga, no. Vince tu per alza. Che noi mangia il tarallo. Mannaggia tu. Mi stai facendo rosicare un botto, Tube. Mannaggia. Ragazzi, hashtag in chat, nei commenti. Pray for Grax, perché ho fatto veramente schifo. Dopo quello che ha detto adesso bullismo. Oh, ma in ogni video io vengo sempre bullizzato, ragazzi. Sempre cyberbullismo questo. Io vi ridico la classifica. Abbiamo in prima posizione Technoid. Ma non è vero. Ci ho provato, vabbè, Tube. In seconda posizione Technoid e in ultima, ma non perché è il meno bravo, Grax. Volete dire qualcosa, guarda, ragazzi? E vi dirò di più. Siccome ho capito come questa challenge può evolversi, prossimamente vi porterò una versione di questa challenge ancora più evoluta. Ok, attenzione. Va bene, ragazzi. E come sempre, ragazzi, siamo arrivati fino al fine di questo video. Come sempre, vi chiedo di lasciare un pollicione in su, iscrivetevi al canale. Mi raccomando, passate anche sul canale di Grax e di Tuberanza, perché usciranno altri nostri video. Detto ciò, ragazzi, salutate tutti. Ciao. Un bacio. Ciao. E ci vediamo al prossimo video. Bella, playerini.